Ed eccoci qua ragazzi, bentornati su Grim Fandango. Ecco, questo gioco, da come potete notare, per chi lo sta giocando, è un gioco basato tutto sui dialoghi. Infatti, poc'anzi ho sbloccato i due trofei parlando con Eva e Salvador. E quindi adesso noi usciamo perché abbiamo parlato, ho avuto le istruzioni che mi servivano. E in pratica servono il campione dei denti di Manny e noi facciamo una cosa che io non ho fatto in precedenza. Il mio bambino vuole un altro animale. Oh no, che vuoi ancora? Allora, chiamiamo Sigmund Sigmund Freud. Freud. Stai cercando di mettermi in difficoltà, vero? E voilà! Ta-da! Ora vi mostro qualcos'altro. Ah, il mio preferito, vero Sparky? Vero amico? Ah, il mio preferito, vero Sparky? Vero amico? Il mio bambino vuole un altro animale. Oh no, che vuoi ancora? Allora, stavolta prendiamo un bel Ok, un gatto. gatto. Non c'è problema. Ta-da! E voilà, e anche il gatto è stato fatto. Bel festone, Sì, un bel Quindi è tutto successo. La basato sui mia sindrome dialoghi, del tunnel ragazzi. carpale si è risvegliata. Ma tu non hai... Nemmeno tu hai una lingua. Ma non mi pare che ciò ti faccia stare zitto, Ah, giusto? boom. Ah, ne ho fatto scoppiare un altro! Stupide dita ossute! Il mio bambino vuole un altro animale. Oh no, E che vuoi questo è il ancora? solito dialogo. Posso avere un altro gatto? Hai perso quello che ti avevo dato? No. Allora giocaci ancora un po', va bene? Scommetto che non riesci a rifare Sigmund Freud. Hai perso quello che ti avevo dato? No. Allora Visto? giocaci ancora un po', va bene? Un cane selvatico. Sono la mia spe... E mi fa anche il cane, quindi bene o male stiamo utilizzando tutti i dialoghi, come potete vedere. No. Ta-da! Ah, il mio preferito, vero Sparky? Vero amico? Devo andarmene. Questo rumore mi fa venire voglia di uccidere qualcuno. Anche a te? E qui avevo già sbloccato il trofeo, quindi bene o male, non si è sbloccato. Comunque dovete parlare con tutti e fare le varie frasi e tutto quanto, ragazzi. Devo farvi Non ci vedere. entro lì dentro, probabilmente credono che Allora, sia qua è ancora chiuso. rinchiuso. Come potete vedere, qui è chiuso. Quindi noi saremmo dovuti uscire. Ovviamente questo l'avreste dovuto fare in precedenza. Ritornare qui. E guardate, si risale. Ovviamente. Si ritorna in cima, solo che qui abbiamo l'ufficio di Copal che è chiuso, giusto? Quindi noi torniamo. Qui c'è Domino che ha lasciato la porta, la finestra aperta e noi ci entriamo. Quindi qui abbiamo un po' di tutto. Nel suo cassetto troviamo... Cosa? Sembra un pezzo di corallo scintillante. un pezzo di corallo scintillante. Mentre qui abbiamo la sua bella dentiera. Siccome ci serve il calco dei denti, è quella cosa laggiù, vedete quella che si muove, guardate, eh? Visto? E mo un altro colpo. Olè! Ed è caduto giù. Se l'è messo in bocca Domino. Beh, è quello, lo abbiamo preso. Adesso dobbiamo fare altro che uscire. Abbiamo preso tutto il nostro necessario. E far così, guardate, tornare di qua. Mettere la mano sulla giacca. No, no. Sì. Non riesco ad immaginare come usare un corallo lì. Non riesco ad immaginare come usare un corallo lì. Dovremmo utilizzare un modo per... Non Comunque, si può. ci deve essere qualcosa che mi sta sfuggendo in questo momento, ma dovremmo tornare giù. Ok. E andare qua. Nell'ufficio di Glottis. No, questo è l'ascensore.
È un po' che non gioco, ragazzi, a sto gioco, quindi mi sballo un po' con... Davvero? Però me lo fa... Ah, eccolo qua. Ehi, che ne hanno fatto di Glottis? Infatti, che fine ha fatto? Ecco qua. E prendiamo questa sostanza che sembra cioccolata, ma non è cioccolata. Niente, buono per i denti, ottimo per i paradenti. E usciamo di nuovo. Ora che abbiamo fatto il tutto, ora... Qui agente Calavera. Torniamo di sotto e vi faccio vedere cosa si fa con il paradenti. Sono bravo con le ombrici. Perché non vuoi aiutarmi? Mi servono i tuoi denti. Allora, facciamo, visto che dice che mi servono i denti, noi abbiamo fatto i denti. Una bella addentata. Ok. I miei denti si sono impressi perfettamente. E mi ha lasciato anche un leggero retrogusto gessoso. Questo sembra un perfetto calco dei tuoi denti, Manny. Possiamo usarlo come modello per costruire una finta dentatura e accedere così al sistema. Bel lavoro, soldato. Ok. E ora dobbiamo ritornare su. Che hanno detto che servono le uova di piccione. Per cui noi dovremmo ritornare qua sopra. Ok. E quindi utilizzare il pezzo di alga scintillante che abbiamo trovato prima. Non riesco ad immaginare come usare un corallo lì. Congratulazioni per il tuo nuovo lavoro, Domino. Hector. Si raccoglie questo. Visto come potete vedere, si raccoglie. Manny lo fa. E ci mette il corallo. Come potete vedere. Chissà se Domino lo userebbe così. Lo si raccoglie. E oppala! E abbiamo fatto il tutto. Non Quindi si può ora noi possiamo. No, volevo scendere. Vabbè. Come potete vedere, qua possiamo salire. Non si può aprire. Scendiamo un attimo. E vi devo mostrare un'ultima cosa che non ho preparato. Visto che di sopra ormai abbiamo fatto il passaggio e tutto, ci manca solo un'ultima cosa. Il pane. Un altro po' di pane, in onore dei defunti. Come abbiamo fatto per l'inizio, solo che penso che quel pezzo fosse superfluo, quello dove ho preso il pane per il guasto al server. Del coso dello smistamento. E quindi ritorniamo di sopra. Così noi quindi facciamo da qua. Saliamo. Come potete vedere. Molto atletico il nostro Manny Calavera. Si risale ancora di qua. Ed eccoci ritrovati alla piccionaia. Quello che può purtroppo non si può correre. Avete visto il piccione? Allora, qua iniziamo a fare così, guardate. Mano alla giacca. Hai
piccioni naturalmente piace questa ventola piatta. Avviciniamoci con Sigmund Freud. Però Manny ha giustamente paura dei piccioni. Ai piccioni naturalmente piace questa. Però con Sigmund Freud non si ottiene niente, per cui noi andiamo, no, con il pane. Ai piccioni. E lo facciamo. Bello così. Una volta fatto ciò, come potete vedere loro... No, ho sbagliato. Visto? Attenzione, toglietemeli di dosso. In sostanza devo fare il contrario. Io pensavo... di dover fare una roba, quindi meno male fortunatamente ho preso anche il questo, forse questo mi spaventerà. Forse. Però adesso, essendomi scordato come si faceva, devo riscendere giù, che ho sbagliato. E quindi ritorniamo di là. Da cui poi si risale. Premendo sempre X farete tutte le azioni, questi brevi filmati. Risaliamo. Il secondo episodio penso di aver fatto un po' di fatica a caricarvelo, ragazzi, quindi ok, andiamo nuovamente di sopra. E qua quindi si ricorre, e qua c'è Sigmund Freud, visto? Quindi poi qua riprendiamo il nostro bel pezzo di pane. Ho fatto briciole dappertutto. C'è dentro un palloncino non proprio spaccato. E lo utilizziamo così. Guardate, eh. Lui si dovrebbe rispostare. Guardate qual è la differenza di prima. Che avevo sbagliato io. I piccioni vengono attratti dal pane. Il palloncino scoppia. E i piccioni se ne vanno. Che poi cosa ci facessero dei piccioni poi nel mondo dei morti non lo so. Però vabbè. Andatevene, luridi insudiciatori di cornicioni. Piccione maledetto. E qui abbiamo le uova che poi come facciano ad accoppiarsi non lo so. Giovani virgulti, perché io sono il tristo mietitore. Bravo. E quindi questo pezzo è stato fatto. Noi torniamo giù. E... Agente Calavera e due ospiti. Nene. Ascensore. Pronto. Voilà. E abbiamo trovato anche questo, quindi sergente, sal. Date un'occhiata a questi. Eccellente, Manuel. Con questi posso forgiare un intero esercito di messaggeri alati. Il seme della rivoluzione potrà propagarsi nel territorio, trasportata dalle scintillanti ali della giustizia. Grazie a te. Agente Calavera, tu sei un amico della rivoluzione. Agente Calavera. E ora... Permettimi di esserti d'aiuto. Devi andare nella città di Rubacava per trovare la tua anima perduta. Come sai che è là? Non lo so, ma chiunque voglia raggiungere il nono al di là deve attraversare il Mar dei Lamenti.
e quindi deve andare a Rubacava per imbarcarsi su una nave. Se andrai lì prima che ci arrivi lei, la puoi trovare, ma potresti attendere a lungo. Aspetterò il tempo che serve. Manuel, ti sei innamorato? Amore? L'amore è per i vivi, Sara. La cerco solo perché lei è il mio biglietto d'uscita da qui. Questo era un tunnel. Sono in direzione della foresta pietrificata. Perfetto, ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui, dalla foresta pietrificata. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Bravo. Tu che puoi non hai polmoni, quindi te lo puoi permettere.